L'opportunità di partecipare a questo evento. E, come lei annunciava, ho tenuto moltissimo ad esserci, per cui ho chiesto di parlare prima, che proseguirà purtroppo la terapia perché si è rinunciata quando avevo seguito l'intervento. Allora, cercherò di attenere all'asta, in poche parole, però consentitemi una premessa. Io ritengo che non ci sia contrasto tra accesso ai contenuti online e tutela della proprietà intellettuale, così come non c'è contrasto tra libertà e diritti, non c'è contrasto sotto il profilo giuridico, non c'è contrasto sotto il profilo etico, non c'è contrasto neanche sotto il profilo dell'opportunità, perché la tutela del diritto d'autore è indispensabile se ne vogliamo recuperare le fonti della creatività, in cui l'alimento comporterebbe in ultima analisi una realizzazione dei contenuti disponibili e quindi un danno per gli stessi consumatori. Detto da altri termini, non bisogna segare il danno sul quale si segue. Adico ha sostenuto questo principio fin dall'inizio del percorso che poi ha portato all'approvazione del regolamento per la tutela del diritto d'autore sui diritti comunitari. Come tutti sanno, nella prima fase non sono mancate polemiche e incomprensioni, ma col tempo mi pare si sia fatta strada, anche grazie ai risultati dell'esperienza applicativa, mi pare sia fatta strada la consapevolezza che i diritti del consumatore non corrono alcun pericolo a causa della protezione della proprietà intellettuale. In verità, se lo accennava prima il Presidente Dono, ai fini della tutela dei legittimi interessi dei consumatori, bisogna concentrarsi piuttosto sulla promozione dell'offerta legale dei contenuti online. Un'offerta legale che renda questi contenuti facilmente accessibili, che diventa accessibile a prezzi ragionevoli e che fornisca contenuti di qualità. Ne danno prova, che ricordava anche questo il Presidente Dona, danno prova i recenti sviluppi del settore musicale. Dopo anni di stagnazione, addirittura di contrazione, l'incremento che c'è stato negli ultimi anni dell'offerta legale ha prodotto un calo della pirateria e ha consentito al settore di prendere a crescere. Il regolamento agico persegue anche questa finalità dell'offerta legale, so che qui, mentre nell'enforcement naturalmente si può disporre di strumenti autoritativi, a questo proposito non si può far altro che esercitare un'opera di collaboration e di facilitazione. Il suo intervento, per esempio, mi induce anche a spendere due parole sull'altra gamba sulla quale deve poggiare la tutela del diritto del consumatore e la tutela dell'industria culturale, che credo vanno esattamente, vanno di pari passo, non solo in contrasto. Il slide che ci ha mostrato che ha colpito il 72%, perché il compito delle istituzioni è conquistare quel 72%, far comprendere a quel 72% che è vittima evidentemente di un difetto di conoscenza, perché non si può pensare che il 72% dei consumatori siano disponibili a violare la legge, nessuno pensa, evidentemente è solo un problema di educazione, di effetto di conoscenza, e il compito primo dell'istituzione è quello di far comprendere che scaricare illecitamente un contenuto online è la stessa cosa che appropriarsi illecitamente del supporto materiale che contiene gli stessi contenuti di esercizio commerciale. Certo, tutto questo cosa ci vuole offrire, questo contenuto deve essere facilmente raggiungibile a prezzi musicale. Credo sia sempre positivo, mi auguro che anche altri settori dell'industria culturale lo seguano su questa fase. Venendo dopo questa premessa che spero sia stata proposta ai recenti sviluppi della normativa europea in materia di copyright, certo non mi confede e intendo svolgere il ruolo di difensore d'ufficio della Commissione europea, però vorrei ricordare che nella stessa comunicazione di maggio 2015 con la quale è stata annunciata la strategia europea per il mercato unico digitale,
Uno degli obiettivi prioritari contestualmente era garantire ai consumatori l'accesso a servizi, musica, film, eventi sportivi sui loro dispositivi elettronici ovunque in Europa e indipendentemente dal paese. Il primo passo in questa direzione, l'ho ricordato prima anche il governo, è stato fatto con il regolamento sulla portabilità trasfrontaliera del mercato interno dei servizi che mettono a disposizione l'autonomia. Il regolamento è stato approvato il giugno scorso e sarà applicabile dal 20 marzo del 2017. Se no, che renderanno possibile l'accesso ai contenuti anche ai consumatori che trovano del pagamento in uno stato diverso. A sua volta anche la proposta di direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale che è stata presentata nel settembre dello scorso anno prevede una serie di misure che sono destinate a facilitare le procedure di concessione di licenze di diritti allo scopo di rendere più semplice l'accesso trasfrontaliero dei consumatori del contenuto. C'è quindi nel suo complesso un quadro normativo in parte già varato, parte di divenire che si fa carico in linea generale dell'esigenza di assicurare ai consumatori la fruibilità dei contenuti sul territorio. Entrando nello specifico della proposta di direttiva sul diritto d'autore, le preoccupazioni degli utenti nascono soprattutto dalle norme che estendono agli editori le tutele che sono già riconosciute ad altri titolari. È previsto che gli editori possano chiedere un compenso per l'utilizzazione delle opere sulle quali abbiamo acquisito dei diritti. Io devo dire che forse qualcuno lo dirà questo per me, ma io non credo che da queste norme possano nascere dei pregiudizi per i consumatori, perché garantire agli editori una remunerazione il loro investimento potrà consentire agli editori stessi di incrementare non contrarre questo investimento e allora quindi potrà contribuire ad aumentare i contenuti a disposizione dei clienti. Io non credo in realtà che sarebbe saggio per i consumatori sposare il punto di vista delle piattaforme in nome di una gratuità solo apparente della disponibilità di contenuti visuali. Bisogna prendere atto, al contrario, che l'utilizzo in rete dei contenuti prodotti dall'industria culturale genera profitti a vantaggio di operatori che non fanno parte del settore della filiera e quindi in sostanza distrae risorse dal settore contribuendo, come dicevo prima, a impoverire fondi della legge. Mi sono quindi meravigliato di leggere qualche commento critico sulla disposizione dell'articolo 13 di questa proposta direttiva, che è quella che fa carico agli Internet Service Provider di adottare misure volte a impedire la messa a disposizione sui loro servizi di contenuti che siano già stati identificati dai titolari dei diritti come protetti dall'articolo 14. Quindi non c'è un monitoraggio preventivo, non c'è un obbligo oneroso da assolvere per il programma. C'è, ripeto, soltanto da prendere atto di alcuni contenuti che vengono in relazione al diritto. Ora io scopro l'acqua calda se il rigore delle piattaforme è enormemente cresciuto negli ultimi anni, tanto da far apparire completamente obsoleto il regime della loro responsabilità che risale alla direttiva e-commerce che 2000, diceva prima il Presidente Dora con un'espressione molto efficace, il tempo trascorso in termini di sviluppo della tecnologia e di mutamento dei modelli di business è logica. Non si può quindi non vedere che oggi le piattaforme influenzano grandemente, condizionano grandemente le scelte dei consumatori attraverso il loro algoritmo. E gli algoritmi non li ha dati il Padre Eterno, non si è possibile. Sono una realtà astratta e oggettiva. Ebbene, tutto questo accade, questa influenza notevole sulle scelte del consumatore, ha luogo
senza che alle piattaforme si faccia carico di una responsabilità territoriale, cioè di una responsabilità analoga a quella che grava sugli operatori dei mercati tradizionali che offrono servizi sostanzialmente. In una indagine conoscitiva svolta dalla Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni di questa Camera, conclusasi nel maggio del 2015, questo aspetto, questa contraddizione era sottolineata in maniera molto efficace. Lo fa del testo anche la Commissione Europea nella comunicazione con la quale ha dato avvio al Digital Single Market nel maggio del 2015, in quanto sottolinea la Commissione Europea che l'attuale regime di responsabilità delle piattaforme sono concepite in un'epoca in cui le piattaforme avevano un certo di importanza attuale. E però, sorprendentemente, poi la Commissione conclude la stessa comunicazione nel senso di voler conservare questo regime, solo temperandolo attraverso un approccio di tipo settoriale. Approccio che ha prodotto sia nella direttiva, sia nella proposta di direttiva sul copyright, sia nella proposta di direttiva sui servizi di media audiovisivi, solo misure parziali e non adeguate a risolvere il problema. Né credo possa essere realistico puntare solo sull'autoregolamentazione, come pure fanno una comunicazione che è in maggio di quest'anno sull'attuazione parziale della strategia per il digital single market e gli orientamenti per le piattaforme online che la Commissione ha presentato con il giorno scorso, il 28 settembre, orientamento per rafforzare il contrasto, la prevenzione e la riduzione dei contenuti che incitano all'odio, alla violenza e al terrorismo. L'esperienza in materia di autoregolamentazione, devo dire, non è proprio troppo incoraggiante, lo dimostrano gli esiti abbastanza modesti del primo anno di applicazione del codice di condotta sottoscritto da Facebook, YouTube, Microsoft. La stessa Commissione Europea, alla conclusione, peraltro ha concluso in occasione della presentazione di questi orientamenti, che nei prossimi mesi valuterà, alla luce delle azioni intraprese dal primo forum, l'eventuale necessità di adottare misure anche legislative. Ecco, e con questo concludo, mi auspicio non solo che questo effettivamente avvenga, ma che si metta da parte l'approccio settoriale e si ponga mano finalmente a una riforma sistematica che adegui il quadro normativo a una realtà completamente cambiata, sia dal punto di vista dell'evoluzione delle tecnologie, sia da quello degli assetti del mercato. Grazie. Grazie a lei.